Allora, cosa facciamo? Avete visto? Ho intinto il pennello, in questo caso sto usando un rosa in polvere, ok? Quindi, cosa faccio? Parto dal centro e io il centro lo faccio sempre un pochino più scuro, ok? Poi andando, volendo, ecco una cosa che non vi ho detto, è che volendo potete la pasta di zucchero, potete farla anche già sfumata. In che senso? Nel senso che potete, partendo da una pasta di zucchero, ad esempio rosa, aggiungere per ogni giro di petali un po' di pasta di zucchero bianca, in modo da andare a diluire il colore man mano e quindi in modo che la pasta di zucchero già al centro risulti comunque un pochino più scura. Noi questo ieri non lo abbiamo fatto, però volendo potete fare così. Adesso cosa faccio? Con poca polvere, perché sennò se vi fate prendere dall'entusiasmo come ho fatto io qua, vengono delle macchie. Io vado, parto sul bordo in questo modo, ok? Così. E vado solo sul bordo dei petali, in questo modo qua. Scusate, sono troppo vicina. Ok. Sì, è vero, potete scaricare il pennello su un tovagliolo, su un pezzo di Scottex, che io ovviamente mi sono dimenticata, quindi non posso farlo, ok? Però nel fare questo movimento ovviamente dovete essere molto delicate, altrimenti il rischio è che si spezzino i petali. Laddove un petalo si dovesse spezzare, come vi dicevo anche lunedì, cioè non fatene una tragedia, nel senso in natura esistono le rose, cioè con i petali spezzati, quindi anzi avrà secondo me un effetto ancora più realistico e naturale, dare. Ok, non so se cominciate a vedere le sfumature della rosa come stanno venendo, ok? Io intanto la giro. Poi ovviamente fate, scusate, continuo ad andare fuori. Io poi mi concentro e divento, mi zittisco, e voi direte: meno male perché non ti si sopporta più. È vero, lo so, è che poi sennò diventa noioso un video zitto zitto. Cioè, io sono così, ma lo faccio per voi, per non farvi annoiare, così sentite un po' parlare. Vedi, vedi, Pompea, che c'ho ragione io. Ok, ci siamo quasi, perché sennò poi diventa estremamente noioso. Peccato vederlo. Se voi ve le foste fatte, avreste potuto farlo insieme a me. E forse sarebbe stato meno noioso. Ma non avete rispettato i compiti, quindi tutti sulla lista nera. Dai, ci manca l'ultima. C'è un po' di, com'è che si dice? Un po' di ranteghino oggi. Ok, così. E andate avanti a colorare la rosa come meglio credete, ecco. Potete darle anche un po' di sfumatura interna, così dentro i petali. Ho tirato un colpo alla telecamera, ma va bene uguale. Ok? E continuate a colorarla man mano. Se si sono mossi i petali, volendo li potete andare un po'. No, veramente, Tata Fefe, hai preso gli appunti scritti, bellissimo. Io vi adoro, mi fate morire addirittura come a scuola. Ma l'anno scorso vi davo i compiti, eh? Adesso ricomincio a darveli i compiti, giuro. Quelli che ogni giorno mi dovete mandare le foto il giorno dopo di quello che avete fatto. Vi piacevano i compiti?
ricominciamo con i compiti. Va bene, basta. Ok? L'ho un po' sporcata, qua al centro è venuta un po' troppo carica effettivamente, ma perché non ho pulito bene il pennello. Mi ha aspettata Fefe, così non ci sbagliamo. Fatemi recuperare, ecco, i fogli. Quindi io cosa ho fatto? Ho fatto il bocciolo, poi ho fatto un petalo più un petalo, quindi ho fatto due giri da uno, poi ho fatto un giro da due, ho fatto due giri da tre e tutto questo senza, no, il bocciolo sì, però senza il ferretto, ok? Poi abbiamo cominciato col ferretto, quindi abbiamo fatto un giro da 3 piccolo, un giro da 5 piccolo e poi un giro da 5 medio, ok? E questi 13 sono invece con ferretto, però ora mi corregga Miriam, o comunque chi ne sa più di me. Io vi dico sempre: non prendetela come regola generale, cioè uno, che rosa state facendo? Due, cioè fate come volete. Potete fare un giro da tre, poi fare due giri da tre col ferretto, poi partire direttamente con un giro da tre medio, e poi cinque medi e poi cinque grandi. Cioè, fatelo. Questa è un po', tra virgolette, la regola che seguo io, ok? Però ribadisco, non è detto che sia. Che debba essere obbligatoriamente così, ok? Non c'è una regola fissa, cioè non è che dovete fare così. Poi ripeto, magari mi sbaglio io. Come vi dicevo, non è una mia specialità i fiori, quindi li faccio un po' come ammetto, come mi vengono. Però, diciamo che io li ho fatti in questo modo. Quindi questa è la rosa che abbiamo fatto insieme, costruita insieme lunedì e oggi, e questo era l'altro bocciolo. Secondo me sparano un po' troppo le luci, vediamo un po' in alto, ecco, si è staccato un pezzettino, e questo era l'altro bocciolo che avevamo fatto. Io vi ricordo che per qualunque domanda, necessità, io sono sempre a vostra completa disposizione, quindi scrivetemi e vi rispondo appena possibile. E basta. Detto questo, io per oggi vi saluto, vi auguro una buona giornata, buon proseguimento, ci vediamo domani alle 2, 2:30, sempre qui. Baci baci, ciao!